e nella squadra del Cassano abbiamo qualche acciacco dei stranieri che comunque sono qui in campo, si sono riscaldati e poi vediamo se riescono a fare la partita o meno. Comunque tanti giovani, giovani veloci, promettenti, bravi e pertanto partita sicuramente interessante e da non sottovalutare questo avversario, perché la gara del Sassari è passata e pertanto bisogna vedere il futuro, e il futuro attualmente è questa partita qui. Ecco, ci siamo quasi. Scambio già di saluti. Leppan che inizierà come al solito con la formazione all'ala con Oberau alla destra, chiaramente. Poi ci sarà Lazarevic, ci sarà Starcevic, pivot Dragan, Zljepcevic. Poi ci sarà lo straniero Modestas, Starolis, e all'ala di solito inizia Singer. In porta non posso dirvi ancora, si vedrà perché sarà decisione ancora dell'allenatore. Invece il Cassano Magnago è venuto qui in palestra con il numero 12, c'è Monciardini Luca, il portiere, poi 14 Lazzari Alberto. Numero 20 Milanovic Sasa, 27 La Bruna Simone, 29 Branca Filippo, il numero 30 Bassanese Stefano, 42 Salvati Ivan, poi 44 Kabir Usman, il 72 Nikocevic Bozidar, 75 Bragion Tommaso, il 77 Dorio Mattia, 78 Decio Giacomo, l'81 Visentin. Scusate, Visentin Giacomo, col numero 85 Mazza Federico e col 93 Riva Niccolò Giulio, allenatore come sempre Colec Davide, che sta facendo, penso, da anni un ottimo lavoro a Cassano e i risultati negli ultimi anni si sono visti. Quest'anno una squadra più giovane, la società ha puntato sui giovani, bene così, e per cui vedo una squadra che fino adesso si è molto divertita, ha fatto degli ottimi risultati, qualche alto e basso, come sempre quando manca un po' l'esperienza, ma comunque i risultati costanti arriveranno. È una gara, chiaramente le due squadre sono divise da un solo punto e per cui senz'altro una gara importantissima per la classifica. Bene, la partita è iniziata, saluti dei giocatori, scambio di palla reciproca e pronti via a questa partita casalinga dello Sparer Erpan Volksbank qui dal Palareifeisen a Erpan. E subito gli ospiti vanno in vantaggio. Fanò che fa un splendido gol da un angolo difficilissimo. Bravo questo giovane su passaggio di Mazza, veloce, e dopo 20 secondi abbiamo già il 0-1 per la formazione del Cassano. Vi dirò costantemente anche un po' il punteggio, perché il Leipzig forse per problemi tecnici, come vi avevo detto, non funziona e pertanto non vediamo forse il punteggio, o non vedete voi il punteggio sul vostro teleschermo. Bene,
bella marcatura su Lazarevic, avrà una sorveglianza speciale dopo i 9 gol che ha fatto a Sassari. E il primo tiro va sopra la traversa. Lui chiaramente, che è alto 2,02 metri, se non sbaglio, ha una bella visione da sopra, ma questa qui la mette sopra la porta. Ecco, una bella parata già da Raf, che è ritornato in porta dopo 3 settimane di sosta per un lieve infortunio anche per lui. Subito Branch fa il 1-2, segna e contropiede, bellissimo Jan-Niklas Oberau, veloce, 2-1 per la squadra di casa. Vediamo che la squadra ospite gioca praticamente senza giocatore straniero, tutti e due acciaccati da dei infortuni, però la panchina è, nonostante tutto, è lunga e i giovani volenterosi giocano a pieno ritmo. Contropiede, ecco. Un altro bel passaggio di Starcevic e Oberau segna per il... Quest'anno la squadra del Eppan gioca volentieri su questi contropiedi veloci, avendo a disposizione un roster importante anche come terzini, dei bei cambi e pertanto possibilitato a fare un gioco molto veloce. Qui una piccola ingenuità di Branch, che si prende il giallo su Mazza, questo ragazzo numero 85, bravo, nelle ultime partite ha dimostrato di essere uno dei titolari in campo. Non è alto, ma è molto molto bravo, viene, se non sbaglio, gli ultimi anni ha giocato a Colonia, scusate se non so da che vivaio viene, però è qui. Oberau salva questo passaggio all'ala. Ecco che, come diceva Miljan Gagovic, che investi allenatore in questo caso, la squadra avversaria cercherà chiaramente di entrare fra gli spazi minimi, non avendo nessun tiratore alto da fuori. Però Mazza ci prova un'altra volta, Murato per la seconda volta, e chiaramente Leppan, che ha dietro dei giocatori molto alti, tutti oltre il 1,90 m, a parte le ali, e per cui sarà difficile tirare da fuori. Bel gol da parte di Mazza, che trova un bel angolo e fa il 3-2. E adesso si riprende, dopo un errore tecnico, si riprende la palla e così la partita è di nuovo aperta col 3-3. Bella parata di Monciardini, che chiaramente è un punto di forza in porta del Cassano. Para questo tiro da Lazarevic su 6 metri. E pertanto 3-3
E di nuovo l'incrocio, bell'incrocio da angolo molto difficile. Bravo Jan Niklas, porta il 4-2. Ecco, ecco di nuovo contropiede che se la riprende Jan Niklas Oberau, il quarto gol su 5 e siamo dopo 7 minuti e 23 per la formazione di casa. Partito molto bene, soprattutto Jan Niklas Oberau con dei contropiedi veloci e chiaramente il suo punto di forza. Gambe veloci e pertanto le palle vanno sempre a lui in contropiede. Vuol dire riposo per la squadra in difesa e pertanto speriamo in una buona difesa, che non è così. È Mazza che fa un bel gol. Tutto fermo. Rientrato bene il Cassano, cambio adesso, rientra Starolis. Difende bene il Cassano, aggressivo, sempre in due sui 8-9 metri per evitare i tiri da fuori. Bel muro anche dell'unico gigante Dorio, numero 77, in difesa del Cassano. Bel gol, bella entrata di Starolis con l'elevazione, fa fuori Monciardini. 6 dopo 9 minuti. Comunque partite interessanti, oggi il Trieste che gioca in casa contro il Conversano, ci sarà il Siracusa che gioca a Merano, tutte partite interessanti anche per la classifica e come hai visto niente scontato in nessuna partita e qui si sta lottando per ogni palla. Mazza che si impegna tantissimo, vediamo se riesce a tenere questo ritmo per tutta la partita, perché è quello che gestisce quasi totalmente l'attacco. Chiaramente Kolec lo sentiamo urlare dalla panchina dando tutte le informazioni necessarie per un bel attacco alla squadra. Siamo sul passivo e un bel gol di nuovo da Mazza. Si pensava a dei passi e invece ecco che tira un po' frettolosamente Monciardini che para. 6-5 e l'Eppan ancora non è partito come voleva, infatti il Cassano è sempre lì. Cambio palla, pieno di pece probabilmente. Bene, bene, la partita prosegue.
nessuna esclusione fino adesso. Di Fuone, molto solide. Qui vedo dei giovani, un vivaio molto molto importante che è stato portato in prima lega dall'anno scorso. Ecco, qui sì, va bene, passi, infrazione di passi di Mazza, Chiari, attacco veloce, ecco Starcevic che fa un bel gol. Anche lui quest'anno gioca più sulla posizione del centrale, avendo Starolis come straniero sulla posizione del terzino, e per cui chiaramente ancora un giocatore in più che tira da fuori e che sta bene, si è ripreso molto molto bene, si è integrato negli ultimi mesi molto bene nella squadra e pertanto chiaramente un punto di forza per la squadra dell'Eppan. E vediamo che Mazza fa tutto da solo, tira un bell'angolo, 7-6, e il Cassano attualmente vive dai tiri di Mazza, che però non sbaglia e pertanto bravissimo, bravissimo questo giocatore. Difesa agguerritissima, vediamo Starolis marcato da tre persone in difesa, tre giocatori su di lui, mancava il passaggio ancora di palla, ecco. E qui ci starà un cartellino giallo per Dorio Mattia, che tiene in braccio Sljepčević. Sljepčević che sabato scorso ha fatto 9 gol a Sassari, sbagliando quasi niente, e pertanto un bellissimo pivot attualmente per l'Eppan, in formissima. Difesa sui 12 metri. E ruba palla il Cassano, contropiede e gol, segna Brancafilippo e porta la squadra al 7-7. Niente di fatto, si riparte da zero in pratica qui dopo un quarto d'ora quasi a Eppan. Solito Oberauch che tira freddo, 8° minuto, non sbaglia. Monciardini se la prende perché non sa come fare per bloccare i tiri di questo giocatore. Sentiamo un bel tifo dei giocatori giovani di casa. Palla veloce. Parata di Raffl. E passaggio, gol convalidato, forse era dentro in aria, l'arbitro blocca, si prende il giallo, l'arbitro forse non ha visto questo fatto che Sljepčević girandosi ha toccato la linea dalla postazione, qui poteva aver ragione, comunque l'arbitro convalida la rete e consegna un cartellino giallo a Davide Kolec. Si viene tu. 9-7 il risultato attualmente per la squadra di casa.
ecco uno schema del Cassano che va a finire su un giocatore e Branch si prende 2 minuti su un'entrata di Labruna, forse un po' eccessivo, ma comunque ci sta. Ha dato tutto questo giovane che gioca sul terzino sinistro e pertanto ha aiutato già la squadra con un 2 minuti, con una penalità di 2 minuti per la difesa. Gioco logicamente largo per avere più spazio per entrare e che bel gol del numero 29, l'ala destra Branca Filippo, che fa un'entrata micidiale e porta il Cassano a un gol di svantaggio sul 9-8. Difesa solida su Starolis e chiaramente molto aperta per evitare tiri da fuori. Bel gesto, bella mossa da parte dell'allenatore. Abbiamo il Lazarevic che si è stufato del muro e salta in alto motivatissimo questo giocatore. 10-8. Forse uno dei mancini migliori che attualmente ci sono in Italia. Adesso la difesa forse non era pronta su questo tiro, infatti Raffel se la prende. E 19 il risultato dopo 17 minuti di gara. Tanti gol, un 7 metri concesso a Zdjepcevic che prende una palla difficile ma la mette sopra la traversa e dal fallo nasce il rigore che tira Starolis, di solito prontissimo su queste cose, bravo Modestas. 11-9. Sbaglia poco la linea dei 7 metri questo giocatore lituano che è il secondo anno che è sul campo dell'Epan. Gagovic che dà indicazioni, chiaramente buttato un po' nell'acqua fredda. Subito è in panchina, bel gol anche questo con un'elevazione e qui i gol si susseguono a ritmi di 10 secondi, passaggio Zdjepcevic 12-10, sempre 2 gol di vantaggio per la squadra di casa, ritmo molto molto alto e poche parate da parte dei portieri fino adesso. Siamo già a 22 gol dopo 18 minuti di gioco. Vediamo se riusciamo ad avere qualche risultato delle altre partite. Niente da fare, è ancora out la pagina della federazione. Intanto un missile da parte del centrale e del Cassano, non demordono questi ragazzi, si vede che si divertono e ha difficoltà l'Eppan a andare lontano. Adesso abbiamo Monciardini e di nuovo una doppia parata, Singer non riesce a scavalcare questo bellissimo portiere che tiene il risultato a 12-11. Che era una partita difficile, si sapeva,
anche perché se c'è l'assenza dei giocatori stranieri, i giovani si impegnano ancora di più. E... guarda, bellissimo anche questo, 12 pari, difesa non chiusa da parte dell'Erpan. E bella parata di Monciardini. Importante anche questa su Branch, che non ha la pazienza di aspettare un attimino e prende il braccio del portiere. Sette metri e cartellino giallo per Starcevic, ci sta, entrato molto bene Lazzari e rigore che dal cerchietto c'è Mazza, freddo anche lui, 13-12 il risultato. E time out chiamato da Gagovic per cercare di aggiustare le cose. Eccoci di nuovo in onda, come già detto il risultato 13-12 per la formazione del Cassano, ci sono ancora 8 minuti e mezzo del primo tempo, Gagovic che ha cercato di aggiustare la difesa soprattutto, e di nuovo Jan-Niklas Oberauf che fa il 13 pari, non sbaglia per fortuna per la squadra di casa. Il Cassano che la settimana scorsa ha tenuto quasi per tutta la partita l'incontro con il Bressano, e qui scusate si interrompo, c'è stato non si sa se è un fallo, niente, dallo sfondamento è passato al fallo di 2 minuti di nuovo per Branch, e il secondo che si riprende. Intanto c'è stato un cambio di portiere nelle file dell'Eppan, ritornato Bortolot che già ha fatto tutta la partita settimana scorsa a Sassari. Così il Eppan si ritrova con un giocatore, e ripeto, il Cassano la settimana scorsa ha perso se non sbaglio di 2 in casa contro il Bressano, ma agli ultimi momenti,
e ha vinto già in casa con il Bolzano, per cui qualche partita persa di sorpresa, ma se no squadra solida, e infatti si vede anche qui che sta lottando su ogni pallone, soprattutto in difesa, l'unico che riesce a entrare è Jan-Niklas Oberauch. Marcatura stretta su Lazarevic. E palo, sì, qui Leppan fortunato, scusate, Lazarevic prende il palo e Oberauch riprende la palla, la butta nella porta vuota. Monciardini non ce l'ha fatta rialzarsi in tempo, e 14-13 di nuovo in vantaggio Leppan nel giro di un minuto. Si è ripreso la partita, ma sempre ancora solo con un gol di vantaggio, e per cui niente di fatto. Bel muro da parte dell'Eppan. E entra il settimo giocatore. Vediamo, cartellino giallo adesso per la difesa del Cassano. Visentin troppo duro su Zliacevic. E anche qui c'era un fallo, comunque non decretato. Subito contropiede, subito 14 pari. Sarà una partita con tanti gol, sembra. 15-14, Starolis in elevazione, non perdona. E il Cassano punta tutto sul contropiede, chiaramente. È sempre lì il Cassano, che nonostante giochi senza giocatori che tirano da fuori, è sempre lì. Ritornato Branch che ha difficoltà a marcare oggi questi giocatori che entrano nella difesa. Anche Starolis lento di gambe in questo momento, però veloce in attacco, fa subito gol. 16-15. Sembra che qui andiamo verso una partita dei 40 gol di nuovo. Leppan che ha una media, se non sbaglio, di 32-33 gol di attacco. Sembra che sia la stessa giornata. Manca l'aiuto di Lazarevic qui su Lazzari. Punizione già fatta e subito passa veloce Bortolot. Qui adesso ci sarà minimo 2 minuti, preso in faccia. C'è Lazar, è andata bene per il giocatore numero 44, Kabir, che prende solo una punizione di 2 minuti, poteva starci anche il cartellino rosso, comunque bene così. Gli arbitri vanno avanti con la loro linea, e per cui 2 minuti di penalità e 15 a 3 minuti dalla pausa.
vediamo che adesso funziona la pagina della federazione di nuovo, e per cui posso darvi qualche risultato già concluso. Time out richiesto dal Cassano e ci sentiamo fra un minuto. Partita ricomincia su consigli dati da College, che chiaramente vuole andare in pausa con un risultato equo, e pertanto qualche furbizia si sarà inventato. Vediamo il Trieste che in casa è indietro di 3 gol contro il Conversano, che chiaramente non vorrà fare sconti al Trieste. E la partita Bolzano e Brixen, non so dirvi il risultato perché manca, c'è il Merano Siracusa 9-9, anche qui difesa ottima in tre sul gigante del Cassano, su Dorio. Qui Mazza, bravo Mazza, dopo un attimino di pausa si è ripreso e riporta la squadra al 17-16, come dicevo già 24-27 il risultato finale di Pressano Sassari. I sardi che hanno faticato ma comunque tenuto a distanza il Pressano. Singer che prende la traversa, peccato, bella azione. Sentiamo Bortolot che incita i suoi giocatori di stare stretti, infatti conseguenza adesso già una marcatura uomo di Mazza, e pertanto ci vuole la marcatura stretta e ci vuole anche la parata di Bortolot, che sembra di poter ritornare nella forma di sabato scorso, dove ha parato bene ma soprattutto ha parato le palle importanti in momenti decisivi della partita. Vediamo se riesce a farlo anche oggi. C'è Jan-Niklas Oberauer che avrà già finito il suo repertorio di tiri, 18-16, sarà il suo primo ottavo, ho perso un po' i conti, però tutti netti, e infatti il portiere non sa come fare, tutti tiri diversi, molto freddo, molto in forma Jan-Niklas oggi. E qui un tiro disperato per l'ultimo secondo e la partita finisce al 18-16 in vantaggio di 2 la formazione di casa, con tante difficoltà in difesa con una squadra così giovane e veloce, e entra gli spazi, tanto ci sarà da aggiustare qualcosina nella pausa, e ci sentiamo fra 10 minuti al secondo tempo.
a bite. Woo!
Rieccoci al secondo tempo di questa partita Eppan contro il Cassano. Nel frattempo si sono conclusi altri incontri. Il Carpi che vince contro il Rubiera 21-15. Il Merano che è andato in intervallo col 10 pari col Siracusa. Ricordiamo che Merano ha fatto male lo straniero svedese, per cui qualche aggiustamento ancora da provare. Poi abbiamo il Conversano che ha iniziato il secondo tempo col 17-13 a Trieste. Il Bolzano che manca ancora il risultato, però da informazioni non ufficiali ha perso in casa contro il Bressanone di 13 gol. E qui a Eppan riprendiamo la partita con l'Eppan in attacco e il risultato 18-16. Vediamo che già da subito viene marcato uomo Lazarevic, altri sono sui 12 metri e per cui gioco difficile per l'Eppan con una difesa così aperta. Branch che dall'ala fa 19-16, giocatore importante soprattutto per la difesa, ma anche in attacco fra terzino e ala sempre pronto, giocatore che da il terzo anno che a Eppan viene dalle file del Merano, come qualcun altro qui nella formazione dell'Eppan. Bel cambio direzione e subito dopo contropiede di Branch e il portiere Monciardini pronto a deviare nell'angolo questa palla. 19-17 e brutto fallo da dietro su Starolis che si prende i 7 metri e già sulla linea. Qui sembra che tutti abbiano fretta di andare via. Palla interessante che ha preso tutta un'altra deviazione. 20-17. Numeroso oggi il pubblico qui a Eppan e qui chiaramente Lazarevic ha difficoltà nella difesa su Lazzari, che non è molto alto ma molto molto veloce sulle gambe, e per cui questo è il punto di forza del Cassano. Oggi spingono in difesa, aprono varchi e trovano una ala pronta. Bortolot non riesce a trattenere la palla e qui una furbizia. E sfondamento di Lazarevic che non capisce, ma comunque l'arbitro la vede così. C'era la richiesta anche dei 2 minuti per la palla buttata via. Colez non capisce più il mondo, comunque andiamo avanti. Il Cassano, palla veloce, entrata veloce. Si incavola Bortolot con la difesa. Contropiede di Branch. Secco, 21-18. In netta difficoltà la squadra di casa con
un attacco così micidiale, veloce e con delle entrate fino all'ultimo sangue. Fuori questa palla, punizione di Bolot, comunque palla in attacco dell'Eppan. Starolis che chiede i 7 metri, ma niente, solo punizione già effettuata. E un attacco, vediamo, quasi sul centro ormai. Questo potrebbe essere il momento buono per Jan Niklas, anche lui veloce per entrare. Comunque ci si affida ai tiri da fuori e ai tiri di Branch. Ai tiri di Branch, con un braccio velocissimo, fa il 22-18. Vediamo se la squadra ospite riesce ad accorciare il distacco. Partita non facile per gli arbitri e c'è già una richiesta di time out di College per una piccola pausa. Eccoci di nuovo, dopo i consigli dell'allenatore del Cassano. Che prova a riprendere il risultato. Ci sarà uno schema studiato apposta, visto che il pivot è purtroppo palla persa. E contropiede e fuori, forse era fuori, sì, visto bene l'arbitro. Comunque passaggio rischioso questo di Bortolot, andato bene. I consigli di College non hanno portato il frutto che voleva. Comunque partita apertissima. Vediamo un fallo su Niklas, ma anche una parata adesso di Bortolot importante prima del passaggio all'ala. Rientrano velocissimi i giocatori del Cassano. Si vede che oggi si impegnano ancora di più, sapendo che gli manca una pedina importante come Nikocevic. E anche Milanovic. Marcatura però con la faccia.
non è d'accordo con le scuse di Lazarević, non è d'accordo. Comunque si scaldano un po' le anime, l'arbitro tiene sotto controllo tutto e tiro forzato di Lazarević che va a stamparsi sulla fronte di Dorio. Comunque ancora in campo vediamo passaggio veloce dell'Eppan con uno sfondamento di Starolis. Difende bene il Cassano in contrattacco con un Janiklas pronto. Partita accesa adesso, anche con gli animi. Speriamo che gli arbitri tengano bene in mano la situazione. Difesa giusta su Starolis e fallo da 9 metri, c'è il solito Lazarević che tira, tiro deviato dal portiere, bravo, e rimaniamo sul 22-18 dopo 8 minuti e mezzo, lotta comunque il Cassano. Una squadra difficile da incontrare, altri che l'hanno incontrata lo sanno e pertanto qui l'arbitro decreta un 7 metri guadagnato e con Mazza pronto e tira sopra la testa di Bortolot che con i suoi 2 metri cerca di chiudere e di tappare i buchi della porta. Comunque 22-19 il risultato. Lepp anche da 5 minuti non segna. Attacco abbastanza calmo. Janiklas, questa era una posizione quasi impossibile, infatti il primo errore. Invece dall'altro lato subito un gol. Subito un gol sul 22-20, niente di fatto sulla ripresa veloce di Janiklas. Un po' Leppan, un po' senza idee attualmente. Ci pensa Starcevic che con un tiro facile per il portiere ritorna in difesa. Il Cassano si riporta a 2. Apre di nuovo la partita e mette in difficoltà l'Eppan che ha certamente bisogno dei punti per sognare della Coppa, per la posizione dei primi 8 o peraltro di alta classifica. Ecco che viene richiesta il passivo. Palla buttata via da Mazza. Contrattacco dell'Eppan. Vediamo.
vediamo Lazarevic che non riesce a perforare. Monciardini ci pensa, Starolis, Manforte. Nel frattempo abbiamo qualche risultato del Merano, 15-13 in casa, sempre con il Siracusa, il Trieste che si è portato a 4 lunghezze, 18-22. Era difficile però per il Trieste vincere in casa contro il Conversano, ma nulla è scontato, e per cui nel frattempo qui abbiamo Starcevic che va in contropiede e c'è Monciardini che sembra un muro adesso in confronto a Bortolot, che prende una palla sfalsata. 23-21, c'è questo Monciardini che fa soffrire Lepan. Qui ci sarà adesso un due minuti che va a Mazza, troppo dura la difesa. Non è un rigore, decretato la punizione dai 9 metri. Vediamo come si comporta il Cassano adesso con un uomo in meno in difesa. E vediamo di nuovo Monciardini che para questa palla su Janiklas. Janiklas che sarà su 8 marcature oggi, adesso ne ha sbagliati 2 di fila. Comunque questa è più facile della prima, e Monciardini che la garanzia in porta del Cassano, porta vuota, e già le prime voci del passivo. E qui c'era un po' di tutto, uno sfondamento, un rigore, c'era un po' di tutto. Vediamo, veloce, veloce, Branch che trova di un altro muro in Monciardini. Para tutto ed è la garanzia per il Cassano di rimanere a meno 2. Vediamo che Lepan da in 14 minuti e mezzo ha fatto solo 5 gol. Questo è chiaramente frutto. E adesso anche un tiro dall'ala. ...23-22 il risultato. Un'ottima prestazione dell'ala destra del Cassano. E qui adesso Lepan è un po' andato in tilt, buttato via un'altra palla, troppo nervosismo in campo. Come dice il collega della telecamera, ha fatto i conti, abbiamo fatto un gol in 10 minuti e per cui il risultato è questo. C'è Bortolot che prende questa palla. Fallo da dietro su Lazarevic che butta per terra Lazarevic. Scusate, il 77 che se ne va per 2 minuti, Dorio, e abbiamo già la richiesta del time out di Gagovic.
Eccoci qua dopo il time out. Cambio in attacco, adesso c'è di nuovo Singer che si scambia con Branch e mancano 14 minuti alla fine, una vita nella pallamano, sempre lì Cassano, sempre lì, qui Starčević fa vedere le sue qualità da tiratore, 24-22. Ancora un uomo in meno il Cassano per 30 secondi. Esce Monciardini. Bella, bella parata adesso di Bortolot, veramente importante dopo una palla presa dal pivot di, con, quasi come un miracolo, era difficilissima. Ecco, bella, bella azione di Starčević e Starolis. 25-22 adesso il punteggio. Lepan che sta cercando di scappare di nuovo per l'ennesima volta. Il Cassano che non si dispera, gioca con calma. Un attacco di solito adesso nel secondo tempo un po' più velo, con calma, ma con un centrale che adesso gioca anche terzino sinistro, bravissimo. Fa una partita stupenda Lazzari, gioca su tutte le posizioni. Che bel gol di Mazza. Jan-Niklas Overauch che si prende una posizione, c'è una punizione giusta, non c'era altro, con una ripresa veloce dell'Eppan e attacco organizzato. Due gol in vantaggio Lepan. Bella difesa di nuovo, chiudono bene gli spazi i giovani del Cassano. E parata di Monciardini, questa è un'ottima soluzione, difesa agguerrita e un bravo portiere in porta. Anche Bortolot adesso fa una bellissima parata, vediamo Starčević, no scusate, Lazarević che per l'ennesima volta trova Monciardini. Se l'è studiato bene Monciardini, questo gigante dell'Eppan. 10 minuti alla fine, 10 minuti e 25-23. Si è calmato un po' il ritmo dei gol, sono intervenuti adesso più i portieri e Mazza che un altro tiro sbagliato dell'Eppan. Singer chiede il rigore, comunque 25-24,
sembra che il contropiede dell'Eppan non vada così come dovrebbe e si ritrovano in difesa in una partita che conducono, però si fanno sempre riprendere da un Cassano che non molla, anzi ecco Zljepčević che entra duro anche lui sugli avversari. Sfondamento decretato dall'arbitro. Passaggio dell'ala al portiere. E dovrebbe essere una punizione. C'è un cartellino giallo per Kolec adesso che ha perso la pazienza, anche l'arbitro non ha aspettato neanche il fischio probabilmente e pertanto solo cartellino giallo, non è successo niente e 6 contro 6 in una partita che sembra vada fino alla fine, dove ci vuole l'invenzione di qualcuno come in questo caso Lazarević che si inventa un tiro e si riprende anche la palla al ritorno, ritorno lento ma comunque si è preso la palla e siamo 26-24 e di nuovo l'Eppan in attacco. Ci saranno le discussioni se si vince questa partita nelle spogliatoie dell'Eppan, che Uroš nel rientro troppo lento si riprende anche la palla e lui sicuramente dirà che era una furbizia per l'esperienza che ha. Marcatura stretta, Mazza che sta facendo un partitone. Bel gol, sussulta Lazarević che proprio ha preso uno spazio piccolissimo fra le mani del portiere e il palo. 27-24, vediamo se, speriamo che sia volta buona per scappare via, ma 7 minuti alla fine sono lunghissimi e saranno da soffrire anche questi. E infatti non sono più 3 ma sono solo più 2. Vediamo se posso darvi altri risultati importanti. Intanto passaggio non preciso da Starčević, comunque 9 metri. E il pubblico, cioè i giocatori del Cassano fanno anche da pubblico. Starolis che fa il 28-25. Il Merano che è tornato in vantaggio a 4 minuti alla fine, 23-19. Il Trieste 5, mancano 2 minuti, per cui più o meno tutto da pronostico. Vediamo se ho adesso il risultato. Sì, il Bolzano 26, il Bressanone 39. 13 gol di scarto, 39 per la difesa, un po' tanti, ma comunque la corazzata del Bressanone chiaramente
fortissima. E qui è qui una bella rivelazione di Visintin. Scusate, la seconda volta che sbaglio questo nome, Visintin su Bortolot. E siamo al 28-26, 4 minuti e mezzo dalla fine, per cui tutto qui va verso un finale da cardiopalma. Vediamo Starolis che cerca di entrare, però difesa attentissima. Qui adesso ci vuole una invenzione. E c'è già il passivo subito. Prendiamo palla di nuovo su questo palo di Singer. E tempo fermo per pulire il campo. Insomma, manca un po' lo spirito di prendersi la responsabilità in attacco da parte dell'Epan. Comunque, gara interessante. Difesa micidiale, quello che sta facendo. Vediamo sempre due giocatori e adesso ci sarà un tiro franco di Lazarevic stampato sul palo, ripreso da Jan Niklas, e altro tempo guadagnato dell'Epan. Prezioso questo attacco. Subito passivo e tira male Starcevic in questa occasione. A 3 minuti dalla fine, 28-26 il risultato. Sembra proprio che il Cassano vuole portarsi a casa uno o due punti, che sono sicuramente alla portata. Vediamo come difende l'Epan questi 3 minuti. Tiri un po' da disperazione, ma molto molto pericolosi questi qui. Bella difesa sul pivot. Dorio si prende la palla. Niklas Oberauch, importante anche questa adesso. Vediamo quanto gli arbitri lasciano passare il tempo, perché chiaramente il passivo verrà decretato abbastanza in fretta e poi dopo ci sono solo più tiri franchi. Brutto tiro questo di Sljepčević. E abbiamo un time out chiesto da College a 1 minuto e 20 col risultato di 28-20. Ecco, ultimi consigli da parte degli allenatori per questo rush finale di 1 minuto e 20.
gara sempre equilibrata, sempre sportiva, nessun fallo grave. Subito ripresa la partita e vediamo come si muove la difesa. Ruba palla a Starcevic che non funziona. Ultimo minuto, Eppan avanti di due. Adesso Bortolot che lascia la palla per terra per guadagnare un qualche secondo. C'è Mazza che tira, para Bortolot. Riprende l'ala e attacco ancora. Questa difesa importante, e c'è probabilmente questo tiro di Mazza che va fuori, segna la vittoria dell'Eppan. Discussione fra l'arbitro e Bortolot. Calma, tutti tesi. 17 secondi ancora. Attacco del Cassano, mancano 12 secondi, le provano tutte. Ci sarà un tiro di rigore a tempo scaduto. Arbitri che calmano le anime. Vediamo che Kolec chiede 7 secondi di tempo, ma sembra che non gli venga concesso. 28-26, tiro di rigore franco e tempo finito, dice, vuol dire vittoria dell'Eppan almeno di un gol, soffrendo tutta la partita con un Cassano micidiale in difesa e con una bellissima prestazione, ma con 2 punti che rimangono all'Eppan. Tiro, rigore, gol, 28-27, vince l'Eppan, vince con 28-27 in casa con il Cassano. Sussultano i giocatori dopo una partita piena di emozioni, e intanto ci sentiremo poi fra 2 settimane di nuovo qui da Eppan contro il Conversano, che sarà un'altra battaglia. Ci sentiamo fra 2 settimane. Auguro a tutti una settimana di tranquillità e alla prossima. Grazie.